Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cime in questo nuovo video di Kidmouth. Bene, andiamo pure avanti a vedere cosa c'è rimasto qua. Ero abbastanza sicuro che fosse qua. La pagina non si è trasformata. Come mai? È strano. Diceva che la pagina si è trasformata. Oh, mi manca qualcosa che non ho visto. Vediamo un po'. Ci deve essere un punto che mi è sfuggito, scusate. Questa l'abbiamo fatta e mi va bene. Adesso vado in giro e vi faccio sapere, perché sennò è un casino. E niente, a quanto pare mi manca una pagina strappata che dovrei non aver preso dalla balena, purtroppo. Perché non ricordo averla presa, quindi mi tocca andare a fare un giro alla balena, purtroppo, mi dispiace, e andare a cercare di trovare sta cazzo di cosa, di pagina, perché non so proprio come fare altrimenti. Se no l'alternativa era, forse l'altra pagina era da Pongo e Page, ma mi sembra che ce l'abbiano data. Adesso magari ci vado a fare una visitina veloce, se lì ve la faccio vedere, se no ci vediamo appena la trovo, e quindi fra poco. Trovata! Pagina strappata, meno male, perché se no non sapevo proprio come fare. Oh, meno male, dai, ce l'ha data la pagina strappata, quindi andiamo via e ritorniamo da Winnie the Pooh, che è qui vicino. Meno male, perché se non sapevo veramente dove cavolo andare. Adesso ovviamente è facilissimo giocare, perché siamo a livello più alto. Devo andare per terzo distretto. Bellissimo, che dovrebbe essere qua. Al terzo distretto c'è la porta del mistica. Aspetta un attimo. Adesso sì, Pippo e Paperino Pluto fanno qualcosa. Eccoci qua, siamo a posto. Allè, magari abbiamo un sacco di manni, mammi, come cazzo si chiamano? Terzo distretto, ok. Andiamo nella porta sconsacrata, lì, come cazzo si chiamano, lì, ma quanta gente c'è? Ovviamente parlano qui, perché mi sembra giusto. Ok. Ci sono mai combattimenti in sto gioco, è proprio una cosa che non succede mai. Allora, la farò a rientrarmi un attimo. Dovrebbe essere quella la porta. Cioè, che ancora riescono a pararmi, che io ho 8.000 milioni di livelli più di loro, cioè Marroni, non riesco ancora a prenderla questa. Santa miseria, eccola qui. Non è che presa. Vabbè. Posto. Dovremmo esserci adesso. Ah, devo pure far così. Che bello. Affanculo. Ah, santa miseria, miseria, miseria. Che è facile facile con questi che si muovono così tanto. Ok, perfetto. Andiamo dalla nostra signorina, signore, cioè insomma Mago Merlino. Andiamo alla pagina strappata che ci è mancata. Siamo a posto. Salvare, salvemo dopo. Bene. Apostolo. Adesso dovrebbe esserci. Ecco, liberato questo posto. Benissimo. Andiamo pure, scusate, ma non avevo proprio capito. Winnie the Pooh. Il topolino lassù, la tigre là. Vediamo cosa vuole, cosa si deve fare. Che stai facendo, Pooh? Shh, silenzio, o scapperanno. Chi? Quelli che hanno portato via tutti, vedi le loro impronte? Stavano tutti vicino perché nessuno si perdesse di nuovo. Ma poi ho visto delle impronte da seguire, così ho fatto. Improvvisamente sono spariti tutti. Degli esseri malvagi devono averli portati via. Veramente, Pooh, credo che quelle impronte siano. Comunque, ti aiuterò a cercare i tuoi amici. Ok, devo ancora cliccarti con te, non lo so, perché sì, a quanto pare sì. Adesso, ma c'è qualcuno qui. No, non c'è nessuno. Si muove qualcosa. Sì, c'è qualcuno, esatto. Andiamo.
Ciao. Che stai facendo? Credo che Ramoscelli. Cerco dei Ramoscelli per costruire la mia. Costruirmi la casa di nuovo. Ramoscelli, per la tua casa? Questo posto mi sembra già una casa. È un posto fantastico per stare tutti insieme quando avremo trovato gli altri. Il sentiero fangoso aiuta Pooh a trovare i suoi amici. Aggancialo con RB, come ho fatto fino adesso. Ok, adesso però devi dirmi dove devo andare, perché con l'agganciamento sonico non vedo un cazzo. Oh, è qui. C'è il tuo amico qua. Vieni, Pooh. Pooh. Ce la fai? Devi seguirmi. Ok, mamma mia che fatica, eh? E si blocca perché Pooh è un po' rincoglionito, eh? Vieni. Ok, no, è bloccato. Ok. Qua. Oh, ma lì c'è un altro, lo vedo. Ok. E qui dovrebbe essere l'altro. Ok, benissimo. Eccoti qua, Ro. Roha. E questo è venuto giù. E quindi ho cercato di saltellare in alto come tigro, ma ero così impegnato a saltellare che ho dimenticato di guardare dove finivo. Ok, questo è andato. Adesso ce n'è un altro poco distante, più un altro di sopra, perché sopra non so come andarci. Grazie. Vieni qua. Questo è molto strano sto posto. Eccolo. Oh, ti da mossa però. Era qui, era. Ecco qui. Uffa, sembrava così assorto che beh, ho dovuto seguirlo. Ma poi uffa, è volato via e sono rimasto da solo. Ok, che questa è andata. E adesso devo capire come fare. Perché Pooh è lì. Più bei fiori, più dove. Oh, interessante. Ok. Ah, ho anche del tempo. No, non è un countdown, quindi posso stare tranquillo. E questa buca piccola. Come cacchio. Ok. Benissimo, qui c'è lui. Come lo sedo. Dov'è sto coso? Oh. Fire. See ya. Ok, non so cosa ho fatto, però ho fatto qualcosa. Quindi se io andassi da lui adesso, potrei parlarci. Potrei provare a parlarci, ma se si fermasse un secondo. Ok. Ho visto Pooh andarsene, io sono saltellato dietro. Poi ho saltellato un po' troppo in alto e ho perso di vista il vecchio Pooh. Ok, che questa è andata. Beh dai, ce ne mancano due, uno, boh, non so. Vabbè, ritorniamo là. Perfetto. E il vecchio Pooh ci seguirà. Ah, ne mancano due, giusto. Allora, vediamo un po'. Ci sono dei fiori là, ma io ho bisogno di vedere una volta almeno le cose, perché sennò non le capisco. Ok, Pooh, vieni qui che ci sono degli altri fiori. Fiori, Pooh, ci sono i fiori. Pooh, ci sono i fiori. Ma porca la miseria, ok. Ce l'abbiamo faccionata. E adesso c'è l'uccellino. Ciao uccellino, eccoti qua.
volevo parlare Ro dei suoi saltelli e poi con mia grande sorpresa mi sono perso anch'io. Ma come fai a perderti che voli, porca miseria? Vabbè, tanto così. Ci manca solo il piccolo, che l'ho visto di vicino. E quindi andiamo. Con molta pazienza, la calma. Eccoci qua, ce l'ho fatta. Ovviamente mi ha fatto saltare da questa parte, invece dall'altra, che era molto più semplice. Ok. Pure qua. Io avevo visto... Eccolo qui! E come cacchio lo faccio venire adesso? Ah, ok, sono andato lì da solo. Ciao, Pimpi! Dove siamo? Nemmeno io so dove siamo, Pimpi. Ma se torniamo da dove siamo venuti, dovremmo ritornare alla via di casa. Ecco da dove è uscito. Ok. Quindi io devo farmi seguire giù. Speriamo. Ed ecco qua. Ho avuto paura perché non c'era più nessuno e mi sono nascosto. A posto, ci siamo tutti. E adesso? Ecco pu. Sono tutti qui. La pagina stampata è diventata un nuovo oggetto. Anello di esperienza, ottimo. I'm so glad we're all together again. I didn't know what to do when I was all alone. Oh, Pigolet, you gotta be brave. You weren't lonely at all? Lonely? Are you kidding? I'm a Tigger! The most wonderful thing about Tiggers is I'm the only one. But I do admit, friends are awfully fun too. Sink, sink, sink. Ancora. Hey, Pooh. What are you thinking about now? Oh, well... I'm just thinking about, what to think about. Well, I'm off. Sora, where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. Won't sound back again! I hope you find your friends. Quindi se ne va via così. E vai. Sora, don't forget. We shall always be here. If you'd like to visit again, that is. Ok. Quindi è finita? Oh! Sembrerebbe di sì. Così, detta così. Winnie the Pooh. C'è anche Sora. Ok. È chiusa anche questa. Quindi adesso io cosa devo fare? Vediamo un po'. Parlo anche con Merlino, vediamo se dice qualcosa. Un'altra pietra. Oh, l'ho trovata. Aiutiamo questo piccino. Ecco qua. Bibidi bobidi bu. Ma gente, perché c'è Bambi? Oh, abbiamo trovato Bambi. Se trovi altre pietre, adesso vediamo se ce ne ho. Perché non so mica, sai. In cui signorina sa. Sono preoccupata per cenare. Ma li mortacci tua. Porca miserica. Allora, vediamo un pochino, va.
Voglio andarmi alla caverna, niente. È strana sta cosa. La fatta doveva darci un item che non ci ha dato. Probabilmente dopo un tot di pietre invocatrici ci dà un qualcosa, perché se no non avrebbe molto senso. Va bene, non importa. Salviamo. Certo, ci ritorno, ogni volta che facciamo qualcosa ci rivado, vediamo se trovo delle pietre invocatrici. Adesso abbiamo Bambi. Ok, ah, basta. Andiamo nella gunship. Sì, gunship. Allora, insomma, porca miserica. E adesso possiamo finalmente andare il punto questo qua. Allora, questo facciamo un bel veloce, il warp. Da lì possiamo andare in una zona nuova. Penso a questo punto sia più fan e ci darà il volo. Possiamo prendere tutto, facendo tutto il giro dei vari mondi, possiamo prendere tutte le cose che ci mancavano. Vediamo un po', è parecchio difficile, speriamo bene. Cioè, queste sono facili perché grazie al nostro sì, magari se no non mi spacco tutto quanto, insomma. Ok, mamma mia quanta roba. Ormai combattere con l'astronave è un gioco da ragazzi, insomma. Ecco quanta roba c'è. Però c'è entrando tanta di roba, Ok. Vai, voi spaccate tutto, non vi preoccupate, scelgami, scelgumi, tutto quello che c'è, rompetelo, vedete tutto, ok, dovremmo esserci, vediamo un po', tutto che butta forte, scusate, che ho fatto, però insomma, dai, almeno siamo a posto allora. Non dovremmo morire, non dovremmo farci troppo danni. Siamo arrivati? Quanto pare sì. Ehi, arriva qualcosa di grosso da dietro. È una nave enorme. Wow. Non stare lì senza far niente. Quella è una nave pirata. Ci viene addosso, tenetevi forte. Mi sembra che ci sia venuto addosso, dai. Neverland? Isola che non c'è. I didn't think you'd come, Sora. Oh, l'amico. Good to see you again. Well, where are Donald and Goofy? Are they that important to you? More important than old friends. Instead of worrying about them, you should be asking about her. Oh, I can check Kairi. Kairi! That's right. While you were off goofing around, I finally found her. Not so fast. No shenanigans aboard my vessel, boy. Riku, why are you siding with the Heartless? The Heartless obey me now, Sora. Now I have nothing to fear. You're stupid! Sooner or later, they'll swallow your heart! Not a chance. My heart's too strong. Riku! I've picked up a few other tricks as well. Like this, for instance. Oh, cazzo! You can go see your friends now. Let's get underway already. And keep Sora away from Kairi. Until we're ready to land. That scurvy brat thinks he can order me around. What shall we do, Captain Hook? Nothing! The hold is crawling with Heartless. Let them keep an eye on the brats. But, Captain, you know who is also down... Shh! Did you hear that, Smee? Oh, that dreadful sound. No, Captain. Are you quite sure? Did I imagine it? Oh, my poor nerves. Il crocodillo.
You don't say. Yeah, it was definitely Kairi. I finally found her. All right. Yep. Then let's go up and talk to her. Yeah. Sounds great. Okay, but first, how about that? Oh, sorry. Mamma mia, che gente. How you doing there? Looking for a way out? Oh, salve, Peter. Who are you? I'm the answer to your prayers. Okay, then. Fine. Have it your way. But you're stuck in here, too, aren't you? Nope, I'm just waiting for someone. Who? Tridley. Tinkerbell, what took you so long? Great job. So you found Wendy? Hold on. There was another girl there, too? Are you crazy? There's no way I'm gonna leave Wendy there. She must be pretty jealous. Eccoli, ti sta bene. Come on, Tink. Open up the door. I'm Peter Pan. I'm Sora. Okay, we're in this together, but only till we find Wendy. Ma questo è fumato. No, no, lasciamo perdere. Stiamo così che è meglio. Oh, salve. Sono contento. Perfetto, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. Per questo video è tutto. Vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e appunto di farmi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto da Shiva. Ciao, ciao.